No. Allora, Luca Gorrone, qui ben antravestì da Babbo Natale, non solo è il presidente dell'Avis di Sesto, ma è anche l'ideatore, l'organizzatore di questa prima manifestazione, trofeo con due F, Daniele Calieri, che è un modo per ricordare Daniele, perché in questo periodo, come ci dice anche Elena, Daniele era nel pieno delle sue funzioni ai Gigli a fare Babbo Natale. E quindi cosa di meglio che organizzare una giornata in cui si possa ricordare. Io ho provato a fare come lui, ma non lo rifarò il prossimo anno. Allora, lui si faceva crescere la barba ad agosto. L'ho fatto anche io, non vedo l'ora di stasera che me la tolgo, perché veramente stasera. È un impegno. Sì, stasera questa barba qua sparisce, perché proprio è una cosa... Allora, Daniele era straordinario, non solo per l'ironia, ma proprio perché faceva queste cose fuori da ogni contesto. Quindi quando noi abbiamo pensato di fare qualcosa per ricordare nel giorno del dono per eccellenza, Avis, donare sangue, dono, queste cose qua, è chiaro che ci è venuto in mente il nostro amico che faceva il Babbo Natale Gigli. Abbiamo cominciato a bussare un po' di porte e... paradossalmente, facendo il nome di Avis e il nome di Daniele, si sono aperte delle porte incredibili. Questa è la prima edizione, abbiamo avuto con presunzione, mi ha chiamato il primo trofeo. Esatto, perché quell'ora di stimpa, giustamente, perché Daniele era anche tra l'altro molto ironico e si pigliava in giro anche da solo nella sua professione di giornalista. Avete mantenuto il trofeo. Il trofeo, manterremo. Magari il trofeo. Si può sentire un pochino gli amici della Crusca, se sì, è una parola che si può rafforzare. Un rafforzativo. Potrebbe essere un neologismo, una nuova parola da inserire nel nuovo vocabolario. Allora Elena, si diceva di Daniele, era il periodo in cui faceva gli ultimi giorni di Babbo Natale, poi non vedeva l'ora il 24 sera di tornare a casa e togliersi la barba. Esatto, perché Luca dice: ah, non vedo l'ora di togliermela adesso, dopo più tardi la barba. Invece no, Daniele la teneva fino al 24, perché fino si sa 24 benissimo sera. Che Babbo Natale lavora fino al 24, esatto. Poi dopo torna nell'oblio. Perché questa mi sembra una bella iniziativa anche per ricordare. Sì, questa francamente è una bella iniziativa, anche perché Daniele ha sempre fatto, è vero, Babbo Natale, sempre, ha fatto ultimamente Babbo Natale, però è sempre stato vicino all'Avis, anche se non poteva tornare, certo. Perché insomma, Luca lo sa benissimo, forse per quello, comunque è sempre stato molto vicino, come se fosse stato anche lui un donatore. Quindi, sì, diciamo, un donatore ad onorem, nel senso che si impegnava proprio per sensibilizzare le persone. Questa è una bella iniziativa, mi fa piacere che l'Avis, insomma, abbia voluto, e Luca in particolare, abbia voluto ricordare Daniele così. E continuano a farlo tutti gli anni. Benissimo. Due cose, due considerazioni. Daniele non poteva donare, però è uno di quelli che forse nell'attività di promozione della raccolta del sangue, della donazione, della sensibilizzazione ci ha dato. È stato forse un donatore straordinario, perché ha donato quello che era il suo tempo, la sua energia, la sua passione. E anche quello è un dono altrettanto importante. Noi tutto questo lo facciamo perché di sangue c'è bisogno, c'è poco da fare, ce n'è sempre più bisogno, non solo per le emergenze, ce n'è bisogno nell'ordinarietà della vita delle persone, nella qualità della vita delle persone, perché ora non si salvano solo le vite, si consente anche alle persone di sopravvivere e di avere una qualità di vita diversa. La medicina fa i progressi, ma senza la solidarietà di chi dona, di chi fa la donazione di sangue, di plasma, di midollo osseo, di tutte queste cose che ognuno di noi è capace, se è in salute, di donare, non può dare i suoi risultati, quindi è poi importantissimo. Questa è un'iniziativa per questo, insomma. È semplice. È semplicissimo. Non è che sia una cosa complicata. È semplice ed è utile anche per chi lo fa, paradossalmente. Anche un egoista lo può fare, perché quando si dona si fanno gli esami del sangue, per cui uno si tiene sotto controllo, si fa una bella visita medica, è gratuito, è anonimo, la nostra associazione è anche a confessionale, quindi a noi ci interessa solo la generosità di chi vuole donare, e soprattutto è semplicissimo, perché si fa prima una visita, poi le analisi, se uno va bene dona, in 20 minuti si dona tranquillamente il sangue che segue il suo percorso e va a aiutare qualcuno. E poi di questo ne parleremo molto nella trasmissione che inizieremo a fare a gennaio. Esattamente. Informavis, grandioso, che facciamo con quello sciagurato di Daniele Papi, non so se lo conosci. No. L'ho visto passare da qualche parte. Sì? Va bene, ok, tranquillamente, non c'è problema. Grazie Mauro. E niente, abbiamo deciso di creare un punto informativo dettagliato sull'attività di donazione in senso generale. Noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza,
Daniele la sua professionalità, ovviamente, e in questo modo qua cerchiamo di creare un punto di riferimento per chi vuole saperne di più su questa attività che tutti possono fare. Veniamo alla gara di questa sera. Trofeo. Come funziona? È molto semplice, bisogna venire o vestiti da Babbo Natale, ho dato il buon esempio. Bello, sì, all'ultima moda. È vero? Sto pensando di lanciare una nuova, che ne so se funziona, in costume qualunque di Natale. Uno può venire anche vestito da pupazzo di Natale, da albero di Natale, non ci sono, sarà così anche prossima. Da renna, da paccodono. Le capre che si sono viste erano capre, non erano travestiti da capre, insomma. Oppure può venire con un semplice oggetto natalizio, un berrettino, una coccarda, gli occhiali, ho visto qualcuno con degli occhiali ridicoli, faccio schiantare da ridere solo quelli, e si fa questa corsettina velocissima che è una passeggiata, chi può passeggiare passeggia, perché in realtà verrà premiato ovviamente chi arriva primo per tradizione, i primi tre, poi premieremo i due più anziani e i due più giovani che si sono iscritti, per principio, ovviamente, e poi i 10 costumi più belli o divertenti, perché è così che deve essere. Tutti hanno già avuto il premio, perché chiunque si è iscritto ha avuto un pacco gara, in cui c'è, che tra l'altro mi ha fatto insieme a Gigli, ci ha fatto questo pacco gara, e che dentro c'era dei gadget e altre cose, e poi la cosa bellissima che ha fatto Gigli per ricordare appunto Daniele è che ai 20 che verranno premiati verrà dato una gift card per acquistare nei piccoli negozietti del centro commerciale, quindi bella, una cosa simbolica, però è bellissima. E poi anche è un momento di movimento qui a Sesto si è sempre detto non si fa quasi nulla, invece questa pomeriggio che identifica tutto. E il prossimo anno la rifaremo sicuramente con gli stessi principi. Il secondo trofeo, ecco. Sperando magari di abbinarlo la mattina a una gara competitiva breve, magari, sempre in costume. Potrebbe fare anche un'edizione estiva, magari, un Babbo Natale estivo in mutandine rosse. Natale australiano, lo chiamiamo il 24 agosto invece che il 24 di... Elena, ma te fai la madre, che fai? Che ruolo tu c'hai? Vorrei non fare la Befana, almeno quello non fatemelo fare, però insomma. Sei la nostra musa, la musa ti piace, Musa. Musa, benissimo.